La Santa Madre piange, per ciò che di terribile accadrà presto in Europa e Italia. Questo messaggio straordinario è stato donato a una veggente francese, scelta dalla stessa Madre Celeste per portare al mondo una profezia di dolore e speranza. In una visione che ha toccato il cuore della veggente, la Santissima Vergine Maria è apparsa con il volto intriso di tristezza, le lacrime che sgorgavano dai suoi occhi trasformandosi in fiamme ardenti. Queste fiamme non erano solo il simbolo del suo dolore, ma portavano con sé l'agonia di molte anime, come se fossero catapultate direttamente nell'inferno. Leggiamo il messaggio. Figli miei, ascoltate la voce della Madre che piange dal cielo, implorando pietà per un mondo ormai avvolto dalle tenebre. L'oscurità del male si è sparsa come una coltrea avvolgente, soffocando ogni luce di speranza. Il sole nel cielo, girando come un segno funesto, annuncia l'arrivo imminente di una guerra terribile che si diffonderà come un cancro in Europa, divorando ogni cosa sulla sua strada, fino a penetrare anche le antiche mura d'Italia. Il fumo del demonio ha offuscato le menti e accecato gli occhi di molti che un tempo erano considerati sacri, trascinandoli nella voragine dell'inganno e della corruzione. La torre di Babele si erigerà sempre più alta, provocando divisioni che lacereranno il tessuto stesso della società. I tempi oscuri annunciati sono ormai giunti, ma non cedete alla disperazione. Tenetevi saldi sulla via che vi ho indicato, rivolgendovi al Signore che vi attende con braccia aperte, anche se il male sembra inarrestabile. Il seme dell'iniquità crescerà come una piaga, avvolgendo il mondo in un abbraccio mortale, ma sarà tagliato. La vostra fedeltà a Gesù e alla sua Chiesa sarà la vostra unica difesa contro le forze dell'abisso. Siate uomini e donne di fede, accanto ai coraggiosi guerrieri in tonaca che combattono la battaglia spirituale per conto del mio Gesù. La vittoria, seppur dolorosa, verrà solo attraverso la croce. Pregate senza posa, affinché la fiamma della fede non si spenga nei vostri cuori, anche quando tutto sembra perduto. Gli angeli del Signore verranno in vostro soccorso nei momenti più bui. I miei figli devoti saranno protetti, ma questo sarà anche il tempo della separazione tra il grano e la zizzania. Coloro che tradiscono come Giuda perderanno ogni grazia, e il loro lamento riempirà il vuoto della loro anima perduta. Questo è il momento del grande ritorno, di voltarsi verso il cielo e implorare il perdono. Pregate, mentre io intercedo per voi presso il mio Gesù.